Maria Luisa Caputo. Buonasera. Buonasera. Ben trovata. Grazie. Che ha una creatività molto esplosiva, perché a me non piace poi come dire, dare delle etichette, mettere dentro un contenitore, però poi per far capire a chi ci ascolta dobbiamo farlo. In questo caso mi trovo in difficoltà, perché potrei dire che Maria Luisa è una scrittrice, ma potrei anche dire che è una pittrice, una poetessa, nel senso che poi di queste tre cose, dai, ci sono, ne so, il cantante, lui fa principalmente cantante e poi scrive. Mi sembra invece vengono portate avanti con lo stesso lo stesso spirito. Io ho visto prima come pittrice alcune sue opere che mi hanno colpito molto. Così, ovviamente ad impressione, perché ho sfogliato al volo il suo volume, tra l'altro ci ha portato tra poco, vi facciamo vedere. Volevo partire con una domanda molto semplice, probabilmente molto difficile. Cosa hai voluto raccontare attraverso questi mezzi fino adesso? L'emozione. Ti interessa? Le emozioni, la cosa più importante è le emozioni. I colori devono essere emozionali e la scrittura deve arrivare a tutti, nel senso che deve trattare dei problemi che viviamo, delle emozioni che abbiamo. Magari nelle opere di narrativa non è che ci deve aspettare chissà quale storia, ma la cosa più importante è la descrizione delle emozioni e dei luoghi, perché è importante trovarsi dove i personaggi vivono attraverso i colori, chiaramente le emozioni. Infatti porto avanti molto spesso dei progetti legati in particolar modo alla poesia e alla pittura. Esatto. Oggi qui ne abbiamo degli esempi pratici, concreti, ecco qui. Abbiamo, intanto iniziamo un po' anche a approfondire i titoli, perché intanto ve li dico. Abbiamo ovviamente, per quanto riguarda la parte pittorica, il riguardantismo, sì, e The Slide Art, Contaminazioni, Maria Luisa Caputo. Questo è il volume, ovviamente, dove potete trovare alcune, tutte. No, pochissime in rapporto, pochissime. Sì, pochissime. Pochissime, pensate appunto nella produzione. Pochissime opere, ma comunque opere importanti di Maria Luisa. Sì, appunto, si tratta soprattutto di un manuale, diciamo, sì, in cui ho voluto narrare di questo movimento che ho ideato e che ho chiamato appunto riguardantismo. Riguardantismo è una parola semplice, sarebbe a dire riguardare. Che cosa riguardare? Riguardare le proprie emozioni, riguardare le opere d'arte, riguardare i paesaggi. Mi sono chiesta molte volte, leggendo una poesia, noi pensiamo, ma dove sarà ambientata? Qual è stato il luogo, l'emozione, il posto? E certo, così su questo, proprio su questo riguardare in noi stessi, ho ideato questa tecnica anche pittorica, che consiste appunto nello scatto fotografico, che non deve essere perfetto, di un luogo. Esatto, quasi sfocato. Esatto, no? Sì, sì, non cerco la perfezione. Infatti tra le mie attività c'è anche quella di fotografa, in cui non cerco mai la perfezione, ma proprio quello che colpisce e che poi io rivedo, appunto riguardo, con le nuovissime tecniche informatiche. Lavoro su certo, questo da tantissimi anni, perché oltre a essere, sono matematica, quindi appassionata di informatica, e di conseguenza mi piace moltissimo la computer art, che ho cominciato a sviluppare, saranno 20 anni, cioè proprio, ecco, in questo senso il riguardare tutto con occhio nuovo, con le nuove tecniche, e il tutto poi trasferito anche nella poesia. Oh, la poesia. E ritorniamo a quello che dicevo poc'anzi. I titoli, per me i titoli sono importanti, sai, delle opere, cioè, perché vorranno dirci qualcosa, sì, dovrebbero legare in qualche modo. Sì. Allora, noi abbiamo qui due volumi, due raccolte. Sì, sì, sono siamo due raccolte, sì. Maria Luisa Caputo, ecco qua, Il canto del nomade, le sto facendo vedere, ecco come mi capita in mano, non so qual è quella venuta prima, quella scritta. Il canto del nomade. Ah, no, ho avuto fortuna. Il canto del nomade, ecco qui. E questa, appunto, Penelope e il poeta. Sì. Allora, il canto del nomade, questa parola nomade. Nomade, sì, una parola per me meravigliosa, perché io penso che siamo tutti nomadi, i nostri sentimenti sono nomadi, il nostro pensiero è nomade. E spesso invece questa parola è legata a un brutto significato e dovremmo, sì, ricordarci che in realtà ha un significato stupendo. Essere nomadi vuol dire aprirsi, erranti,
Sì, ma aprirsi alle nuove realtà, non fermarsi mai, non avere delle preclusioni mentali. E il canto del nomade è stata la prima di queste raccolte, ha voluto dividerla in canti mediterranei, in cui ci sono proprio questi canti che all'apparenza sono malinconici, ma che in realtà sì, racchiudono... Infatti è molto interessante, perché io adesso stavo sfogliando, ecco, Pantelleria, di proprio l'isola più remota, no? della nostra penisola italica, della nostra Italia, nomade per l'appunto. E poi vedevo qui, insomma, ecco, deserto, sono, vedi, colori. Poi c'è sempre una foto, un qua... no, sì, sono foto, sì, sì, sono che... foto, opere mediali, perché sì, qui ho cominciato con le opere mediali, foto, ecco, sì, sì. Quattro case e un forno. Questo sembra, non so, un paese del sì, centro sì, Italia. Vecchia, ah. Vibo Vecchia. E poi ci sono i canti delle emozioni, proprio, no? Delle nostre emozioni, in cui esatto, diciamo quella che spicca molto è Natale. Natale che ci abbiamo tutti nel cuore, quindi era. Ma inizio pure con i canti metropolitani. All'inizio, se vai, c'è una poesia brevissima proprio, dedicata proprio alla vita di tutti i giorni, cioè quando stiamo in metropolitana. Qual è? Dunque, giorno feriale è intitolata. C'è un indice? Sì, 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 c'è l'indice, okay, certo. Ok. E poi alla fine c'è anche una poesia tradotta da Javier Girotto. Allora, il titolo abbiamo detto è giorno feriale, giusto? Sì, sì, sì. Ce ne sono tante, tante, sì, sì. Descrive proprio sì, come viviamo i percorsi in metropolitana. Sì. Diciamo una poesia forse appartenente alla Beat Generation. Senza punteggiatura, sempre. Sì. Ecco. No, la sto cercando, eh. Allora. No, se vai, guarda. Prego. Ecco, forse. Ah, che forse ecco qua. Allora, abbiamo, eccola qua, pagina 38, scusate, il bello della diretta. Allora, ecco, la vogliamo leggere? Vai. Giorno feriale. Forti stridii di ancheggianti vetture. Accordano fiati di polmoni ansimanti, di racconti sconnessi, sgangherate palestre per ginnasti accalcati, distratta umanità dal tempo smarrito. Fantastico, fantastico. Oh, questo ovviamente, ecco, è quanto contenuto all'interno di questo volume, Il canto del nomade. Volevo passare un attimo all'altro, perché sennò poi non diciamo niente. Penelope il poeta. Sì, Penelope, insomma, sì, una figura importante nella... Sì. Nella storia, nella mitologia. Queste sono liriche civili. Sì. Liriche civili, perché sono molto impegnata dal punto di vista appunto civile. Non vedo mi piace qua libertà, desaparecida. Sì, sì. Si capisce, insomma. E Penelope sarebbe l'immagine proprio della donna che aspetta, chiaramente, non solo diciamo così legata alla mitologia, alla storia antica, ma è la donna che aspetta sempre con la sua pazienza, aspetta nelle carceri argentine di essere liberata, aspetta che possa avere la possibilità di esternare le sue vocazioni, i suoi sogni, le sue aspirazioni. Molte sono le donne che io definisco morte in vita, cioè le donne che sono tenute segregate, che non hanno la possibilità di avere contatti. E questo è appunto un volume di raccolte di poesie civili, dove forse la più forte è Desaparecida, dedicata sì, proprio alle donne argentine scomparse durante la dittatura. Per quanto riguarda invece la parte dei romanzi, diciamo letteraria, possiamo così dire, anche questa è letteratura, però insomma della prosa? Della prosa ne ho scritti tanti, tanti. Il primo forse un po' autobiografico, Andate e ritorno, su un'esperienza veramente particolare. Cioè il fatto di aver trascorso lunghissime ore in terapia intensiva
e mi ha portato poi al ritorno alla vita, al ritorno graduale. Certo. Ritorno avvenuto per immagini, attraverso le immagini più belle di tutta la mia infanzia, questa. E poi gli altri romanzi chiaramente sono venuti fuori così, con di getto. Uno l'ho scritto in 48 ore. Caspita, una canzone. Sì, bene, proprio. Comunque, allora, se volete, oggi abbiamo ovviamente a disposizione non molto tempo, sarebbe il caso insomma che Maria Luisa Caputo tornasse magari con dove potremmo organizzare proprio delle letture scelte e ordinate, insomma, con piacere. Comunque, per approfondire, io vedo qua che c'è una pagina Facebook Maria Luisa Caputo, scrittrice e poetessa, ma soprattutto ci sono due siti web, diciamo, che rimandano tutti a Maria Luisa Caputo, che basta digitare insomma sui motori di ricerca e troverete .eo.com. comunque è lei. Benissimo, senti, Maria Luisa, io direi, per chiudere con una poesia, volevo, siccome ne hai parlato e stavo vedendo un po' anche la lunghezza, la metrica, che ne dici di Desaparecido? Desaparecida. Desaparecida, sì, dovrebbe essere una delle, ecco, prime. Eccola, ecco, qua. Okay, sì. Prego. Mi hanno tarpato le ali, credono di farmi paura. Mi hanno derisa, schiaffeggiata, credono di umiliarmi. Il mio corpo è dolente, il mio cuore sanguina, il mio spirito è libero. Oggi ho scelto di vivere, vivere a lungo. Mi hanno condannata a morte. Grazie. Grazie, grazie a Maria Luisa Caputo. E noi andiamo avanti, siamo il By Night a Roma, mi raccomando, seguiteci.